Berlusconi, con grande piacere che diamo sul palco Ezio Mauro, per un grandissimo ritorno a Propaganda Live. Bentornato. Ecco qua, e rieccoci qua. Io mi prendo i miei appunti, me li butto per terra, metto a dura prova la mia vista. Ok, tra punti. Come va? Bene. Ma infatti, anch'io ieri, quando ho avuto questa notizia, ho avuto un attimo che ho detto, ci si diverte anche. Sì. Esatto, ci sentiamo giovani e ci si diverte. Perché comunque, al di là di tutto, ormai noi la buttiamo così per divertirci. Tu invece no. Come no? Ecco, no, volevo capire se... Sembra di essere ritornati a 25 anni fa. Esatto. Berlusconi si è affacciato alla politica per la prima volta nel 94, quindi 25 anni fa. 25 anni fa. Segno che si dice nella politica italiana non cambia mai niente, si dice nel centro-sinistra è fermo, ma anche la destra mi sembra che... Un po' statica. Insomma. Esatto. La domanda, visto che comunque sono passati 25 anni e che già allora Berlusconi quando... arrivò, fu tacciato di populismo, no? Marco fa... cioè, il padre, no, dei populismi. Il padre del populismo, di tutti i populismi italiani, almeno di quest'ultima epoca. Dell'antipolitica. Dell'antipolitica, io non sono un politico, sono un imprenditore, quante ne ha dette. Ecco, 25 anni dopo... Al momento al governo ci sono, non so se chiamarli i suoi eredi da questo punto di vista, ovviamente storie politiche completamente diverse, generazioni completamente diverse, ma quello è il brodo nel quale poi anche le forze politiche che governano adesso attingono consenso. Come andrà a inserirsi in questa dinamica Berlusconi, il nuovo Berlusconi? Hai sentito che lui ha detto che scende in campo per battersi contro i grillini, che il Movimento 5 Stelle, come i comunisti che lui ha fronteggiato e sconfitto nel 94. Ma incompetente, ha detto. Ma ha riconosciuto la competenza del 94. Ma soprattutto lui scende in campo perché è preoccupato che Salvini gli mangi pezzi di elettorato. Berlusconi è stato un pitone che ha divorato pezzi di partiti, qualcuno l'ha comperato lautamente, come dimostrato dalle sentenze, ma ha divorato pezzi di partiti per tutta la vita. Adesso improvvisamente si scopre cavia perché Salvini sta mangiando pezzi del suo elettorato e quindi scende in campo per cercare di delimitare questa emorragia, ma c'è un problema politico grosso come una casa. Lui fa la campagna elettorale europea contro i 5 Stelle, ma in realtà contro Salvini, e poi propone un centrodestra unito e quindi anche con Salvini. Quel problema è un problema da sciogliere. Lui nel Partito Popolare Europeo con chi sta? Con la Merkel o con Orbán? Come può allearsi con Salvini quando Salvini ha queste posizioni? Come si può essere liberali, come Berlusconi ha dichiarato ancora ieri di essere, e pensare di allearsi con Salvini? Le due cose non stanno insieme. E la reazione della Lega a questa proposta, diciamo, rinnovata, quale potrebbe essere? Ma la reazione della Lega è aspettare, guadagnare tempo e papparsi la dote che Berlusconi lascia sul campo, la dote elettorale di Berlusconi. Che è sempre... è sempre più ristretta, però Salvini ha già conquistato la leadership di un eventuale centrodestra, perché questo. Berlusconi è un padre nobile che cerca di guadagnare qualche voto con la sua presenza, che è ancora un richiamo popolare forte evidentemente, ma è una manovra di contenimento, non è una manovra di attacco come era quella del 94. Tra l'altro stupisce che da quella parte non riescano a produrre un'altra leadership. Io penso sempre a Mara Carfagna. È un problema, perché sembra strano che Berlusconi ha fondato una forza politica, però è ancora costretto 25 anni dopo a rappresentarla integralmente, non ha generato un erede, non ha generato una cultura politica che sia autonoma da lui, che prenda le mosse da lui, ma sia in grado di camminare autonomamente con le gambe di un nuovo leader. Noi abbiamo puntato pure un po' su Tajani, ma niente, diciamo, abbiamo provato a trovare delle... L'anno scorso la debolezza di Forza Italia era anche che non aveva un candidato premier. Salvini. Quanti sono stati investiti, no, della candidatura? Alfano, no, cioè. Alfano, Tajani. Scusa un attimo. Salutiamo Angelino Alfano. È una cosa nostra. Chissà dove sta adesso. Te lo chiedi mai? Non gli ho mai parlato. Non ci siamo mai parlati. Noi ci siamo parlati tantissime volte in realtà, però sempre attraverso... Allora, parlando invece del governo di adesso, di quello che abbiamo, ecco, dunque questi sono due ministri, interni e giustizia, e questa è la foto della settimana, una delle foto della settimana,
loro lì stanno a Ciampino ad attendere l'arrestato Cesare Battisti. E con tutto quello che è accaduto, che abbiamo visto, l'arresto ostentato, il video fatto da Bonafede, le dichiarazioni fatte a tutte le telecamere, soprattutto da Salvini, quindi la gioia giustificata, ma diciamo, sicuramente si è un po' esagerato, diciamo così. Allora, nel tuo ultimo libro parlavi di cose che una volta erano non erano normali, adesso lo sono, diciamo delle parecchie cose che adesso una volta si davano per scontate, adesso non lo sono più. Di recente parlavamo di antifascismo e fascismo con Marco da Milano a margine di un'iniziativa fatta dopo l'aggressione di due giornalisti dell'Espresso, e notavamo come adesso dirsi fascista sembri molto più passabile come affermazione di un tempo. E, ecco, che cosa si è perso in questa giornata? Che cosa è stato fatto di poco istituzionale, di poco normale, di irrituale? Ma intanto Salvini non è il capo della polizia. La polizia è un suo capo a cui risponde funzionalmente. Lui ha il capo della polizia, cioè ha un capo, esatto, della polizia. Esatto. No, in questo Salvini, senso. Salvini deve dare l'indirizzo politico all'attività delle polizie del paese, ma non è il capo della polizia, quella divisa è abusiva in qualche modo, prima di tutto. E la trasforma in una divisa di parte, perché fa comizi politici anche quando si mette addosso questa divisa. Poi è legittimo esprimere la soddisfazione perché le polizie, con il lavoro dell'intelligence che dura da anni naturalmente, è riuscita a assicurare alla giustizia un criminale che era latitante da 37 anni. Questo è legittimo. Ma esibire il corpo del condannato, del catturato, come un trofeo, come si esibivano le teste dei cervi dopo le battute di caccia grossa, è qualcosa che non ha nulla a che fare con un sentimento normale di umanità. E soprattutto dire che ci si augura che marcisca in carcere, questo è un discorso anticostituzionale, perché l'articolo 27 della Costituzione, che Salvini dovrebbe rispettare, dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Perché non è una vittoria di una parte politica contro un'altra parte politica l'arresto di Battisti, che naturalmente rende giustizia, pensiamo soprattutto alle famiglie delle vittime, no? Alla certezza della pena, allo Stato di diritto, è una vittoria della democrazia. Ma la democrazia ha il diritto di difendersi dal terrorismo, e lo ha fatto, ma ha il dovere di farlo rimanendo se stessa e quindi comportandosi con umanità anche nei confronti dei criminali che ha nelle sue mani. Tra l'altro poi in questo caso si è scatenata, appunto, vista il protagonismo di Salvini del giorno dell'arresto, poi c'è stato il giorno dopo Bonafede che ha prodotto quel video con Bonafede che cammina, sì. E andare a prendere il condannato con la musichetta che lo accompagna, fa il paio con quella comparsata di Di Maio ad annunciare la vittoria per il 2,4 fittizio di deficit ottenuto sul balcone di una sede istituzionale come il Palazzo del Governo, Palazzo Chigi. Sembrano venire dalla luna. Pure anche Battisti, che veniva palleggiato tra guardie, sì, telecamere, impronte digitali, in una rappresentazione abbastanza oscena dell'evento e dell'accaduto. E, parlando di altro, sempre parlando comunque del governo e di quello che accade, ci sta questo noi seguiamo da tempo le vicende della migrazione, dell'immigrazione, delle ONG. Questo è un tweet di Di Maio del 21 aprile 2017. E lui qua praticamente ha esordito con la sua campagna, ha dato inizio alla sua campagna contro l'ONG. Chi paga questi taxi del Mediterraneo? Qua si taxi parlava, del mare, no? Sì, si parlava delle ONG. Andiamo avanti. Il 28 aprile del 2017, sempre Di Maio, diceva: il procuratore Zuccaro di Catania va sostenuto, non isolato. Ancora, andiamo avanti. Ad agosto, mi auguro che la politica, che ha infangato il nome di un illustre magistrato, si scusino col procuratore Zuccaro. Andiamo avanti ancora. Marzo 2018, la procura di Catania ha disposto il sequestro della nave dell'ONG spagnola Proactiva Open Arms da ieri. Andiamo avanti. Il 16 aprile, sconfessata la procura di Catania, liberata la nave di Open Arms, nessun addebito. Andiamo avanti ancora. 19 giugno 2018, migranti archiviata a Palermo, indagine sulle ONG Golfo Azzurro e Sea-Watch, nessun legame con trafficanti libici. Andiamo avanti ancora. 20 novembre 2018, Catania, sequestrata la nave Aquarius, smaltiti illegalmente i rifiuti a rischio infettivo in 11 porti, ci sono 24 indagati. E poi la notizia
20 novembre c'era Salvini che rilanciava questa notizia: sequestrata la nave Aquarius, ho fatto bene a bloccare le navi dell'ONG, ho fermato non solo il traffico di immigrati clandestini ma, da quanto emerge, anche quello di rifiuti tossici. Arriviamo ai giorni nostri, diciamo, Aquarius e rifiuti, annullato sequestro chiesto dal PM Zuccaro ai partecipanti alla missione umanitaria, è stata contestata la violazione della legge sui rifiuti per lo smaltimento. Ora abbiamo messo in fila tutta quanta una serie di accuse e poi di accuse che sono venute meno e non hanno dato luogo a processi, però tutto ciò anche rilanciato dal governo, dai ministri, più o meno sempre dai soliti, va detto. E da alcuni giornali. E da alcuni giornali, certo, da un largo movimento di opinione, questo va detto, che fa delle nostre discussioni un ambiente forse minoritario, ma ci teniamo comunque a tenerlo vivo e vegeto e presente e combattivo. Ha prodotto dei processi di piazza, ha prodotto comunque delle ripercussioni. Ha prodotto un'opinione pubblica. Ecco, cosa resta di tutto ciò? Ma resta intanto che chi distingue tra 5 Stelle e Lega vede che l'istinto di destra è il vero cemento che li congiunge e li tiene al governo nonostante le differenze. Perché su questi temi non c'è mai su stato una temi, vera scollamento. La dichiarazione di Di Maio sui taxi del mare è quella che ha dato il là ed è perfettamente consonante con la politica e la linea di Salvini sui migranti. Semplicemente cosa è successo? Trasformi il migrante nel nuovo bandito da bandire, vada dove vuole, finisca come vuole, si diriga dove può, purché non qui, lontano dai miei occhi, purché io non lo veda, purché non disturbi, purché lasci pulite le nostre zone. E naturalmente chi aiuta il bandito è un delinquente, ed ecco l'incriminazione giudiziaria, ed ecco li trattati come dei delinquenti. Poi viene fuori quello che viene. Che cosa rimane? Un deposito di ferocia verbale, una postura crudele nei confronti dei più deboli, nei confronti dei migranti, che non aiuta di un millimetro la sicurezza degli italiani. Questo è il punto. Questo atteggiamento così feroce, che non fa parte della tradizione italiana, non migliora la sicurezza degli italiani, dovrebbero esserne consapevoli. Annulla invece quel sentimento di umanità che faceva parte del modo di essere, della tradizione del nostro paese e di cui pagheremo il prezzo nel tempo. Ce ne accorgeremo, perché i nostri figli crescono in questo clima, non nel clima che ci hanno lasciato i nostri padri. L'ultima questione che volevo trattare con te, che affrontiamo spesso, possiamo vedere, allora, questo tweet di Salvini a margine della presentazione appunto di quota 100 e del reddito di cittadinanza. Lui scrive: dedico quota 100 a Fornero e a Monti. 1 milione di italiani potranno scegliere il diritto alla pensione e per tantissimi altri ci sarà il diritto al lavoro. Dopo anni di disastri di chi ci ha preceduto, credo che in 7 mesi abbiamo fatto tanto. Quota 100 in realtà dedicata a Fornero e Monti, anche qua c'è anche un'infografica per 1 milione di italiani. Allora ti chiedo, al di là del fatto che Salvini rivendichi con giusto orgoglio una sua battaglia, l'inizio di questa personale avventura che dovrebbe fare del bene dal suo punto di vista a 1 milione di italiani, colpisce che ogni volta, insieme alla rivendicazione, alla giusta contentezza, ci sia comunque un attacco a qualcuno, in questo caso Fornero e Monti, quindi un governo precedente, in questo caso in particolare il governo dei tecnici. E anche qui si ribadisce la divisione, la dicotomia tra elite e chi rappresenterebbe il popolo. Questa discussione che facciamo da tempo è stata ritirata fuori in questa settimana anche da Baricco. La sconfitta dell'elite, che poi ci sono elite di sinistra, elite di destra, popolo di sinistra e popolo di destra, però viene rappresentata costantemente. Che effetto ti fa e dove andranno, verso cosa si va? Ecco, Baricco in questo caso chiama un protagonismo dell'elite. Ora, cosa vuol dire dal tuo punto di vista? Intanto questo che cos'è? È la conferma e la prova che anche nei momenti in cui realizzano una parte del loro programma, perché aboliamo la legge Fornero già nella prima seduta del Consiglio dei Ministri, nulla di tutto questo, hanno bisogno della creazione del nemico. Il populismo è specializzato nella creazione del nemico e nell'additare un pezzo d'Italia all'altro pezzo d'Italia perché gli salti addosso, perché è colpevole, perché è la causa di tutti i mali. E la battaglia contro l'elite è proprio questa. L'elite è colpevole di che cosa? Di non essersi trasformata, ogni paese ha l'elite, ma da noi di non essersi trasformata in un establishment che riesce a coniugare gli interessi legittimi delle parti con l'interesse generale del paese.
Noi non abbiamo un vero establishment, abbiamo dei network che si autopromuovono, si autoperpetuano, si autogarantiscono, si autotutelano e questo è un problema. L'opinione pubblica, sotto la spinta della crisi, perché non dobbiamo dimenticare la crisi, si è sentita espropriata, ha avuto un sentimento dell'esproprio, pezzi di rappresentanza, pezzi di realtà che sono stati espropriati, pezzi di rappresentazione del mondo, come se dicesse: che diritto avete voi di sceneggiare il nostro presente, di immaginare il nostro futuro a nome nostro? C'è questa ribellione che però corre un rischio, dando tutte le colpe alla classe generale, una colpa universale data alla classe generale, che diventa colpevole non di quello che ha fatto, ma di averlo fatto, semplicemente di essere stata classe dirigente del paese. Tutti i paesi hanno una classe dirigente, vanno giudicati per quello che fanno. Qui il giudizio è sommario e si rischia di buttare via anche competenza, esperienza, conoscenza e sapere, perché il sapere diventa sospetto perché è un riflesso castale, sono quelli della casta che sanno e quindi siamo un passo da dire che solo l'ignoranza è garanzia di innocenza. Questa me la devo ricordare, questa ce la segniamo. Queste sono come le frasi che mi scrivevo sul tavolo quando andavo a scuola, le frasi di Bob Marley, così adesso ci metto le azioni, Mauro. Loro l'ignorano. No, veramente, era sai citazione. La maglietta, sì. Sì, sì. Sempre parlando però di questa divisione che poi è apparente, perché elite in questo caso, che è una parola impopolare, sono sempre gli altri, e lo si dice anche nel momento in cui si è classe dirigente. Salvini è ministro, quindi a tutti gli effetti è elite da un certo punto di vista, tant'è che proprio in questi giorni è arrivato Di Battista, che siccome è stato lontano, siccome non è parlamentare, siccome non è ministro, è meno elite di quelli che governano, è meno elite degli altri, certo. Però va comunque a Strasburgo, è in piena campagna elettorale e a tutti gli effetti anche lui classe dirigente, e ha accusato Salvini di aver partecipato alla cena con imprenditori, giornalisti, organizzata, alla quale cena erano presenti anche la Boschi e alcuni insomma del Partito Democratico, fondamentalmente quello era il problema principale, e gli ha detto: che ci fai lì tu con le elite? Gli ha detto: quella è una cena da Malagò. A un certo punto gli ha detto, come l'offesa più alta che gli è venuta in mente in quel momento a Di Battista, la cena da ancien regime, cena da scusa, perdona, lei c'ha una pronuncia pazzesca. No, puoi dirlo? No. Puoi dirlo bene? No, ha detto la cena da ancien regime, ancien regime. Per dire roba vecchia. Ecco, quindi a Di Battista a quel punto sta dicendo: guarda che così diventi elite pure tu. E lo dice Di Battista da cosa? Da popolo? Perché comincia a diventare complicato? Tutto viene fatto in nome del popolo e mi viene da dire, nulla viene fatto in nome del cittadino, che il cittadino, a differenza della massa indistinta del popolo, è un soggetto consapevole di avere dei diritti ma anche dei doveri. Bisogna parlare un po' meno di popolo, come si fa in tutti i paesi dove la democrazia traballa, e parlare un po' di più di cittadini. Ma il problema è che c'è questo continuo tentativo dei populisti, Conte rivendica di essere un governo a capo di un governo populista, di presentarsi come una forza di opposizione che casualmente ha preso il potere, ma ancora le movenze e la legittimazione della forza di opposizione. Conte è l'avvocato del popolo. È l'avvocato del popolo, sì. Bisogna decidersi, quando si governa si fa parte dell'elite del paese. Stiamo producendo delle figure che sono come i vecchi tribuni della plebe, che venivano considerati dai romani sacrosanti perché erano protetti dall'indignazione popolare, per questo erano cari agli dèi. Solo che dopo un po' di tempo i tribuni si trasformano in elite e la folla si rivolta verso di loro. Si tratta di aspettare. Un grande applauso ad Ezio Mauro, grazie mille. Alla prossima.